Ben ritrovati a questo appuntamento con il video approfondimento della newsletter di Diritto e Sport. Oggi parleremo di sport di base, di riforma dello sport, di attività sportiva, di enti di promozione sportiva. Lo faremo con un ospite di eccezione perché abbiamo con noi Tiziano Pesce, che è presidente del UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, nonché componente coordinamento esecutivo del Forum Terzo Settore. Dottore, grazie di essere con noi. Grazie a voi, grazie a te Michele, buona giornata a tutti. Allora, iniziamo di capire un attimo com'è la situazione. Ecco, tu, Tiziano, hai un punto di vista molto privilegiato sul mondo dello sport. Da anni segui questa materia, sei molto attento, sei intervenuto in migliaia di convegni, di audizioni. Ecco, c'è stato tempo di parlare di riforma. Che sta succedendo? Come sono andati questi mesi? Sono mesi assolutamente, come ben sai, molto, molto intensi. Siamo ancora, possiamo dire così, nel pieno della messa a terra della riforma, anzi direi delle riforme, perché ovviamente il punto di vista di un'associazione come la UISP, quindi sia ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista della filiera, dell'ordinamento sportivo, ma anche associazione di promozione sociale e anche oggi rete associativa nazionale con questo importante riconoscimento che arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ci mettono appunto nella condizione di dire siamo nel pieno della messa a terra delle riforme, per cui auspichiamo sempre ovviamente una maggiore armonizzazione. Sono mesi sicuramente intensi, ricchi di complessità, ma anche ricchi di opportunità, questo è indubbio. Il recente riconoscimento da parte della Costituzione del valore sociale, educativo, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, sicuramente, ecco, ci mette nelle condizioni a noi organismi sportivi e sociali di continuare a fare un'opera e quindi Parlamento, del governo, ma anche nel rapporto poi con soprattutto le regioni per la materia concorrente, cercando, ecco, che venga, diciamo così, tradotto in atti concreti questo principio appunto oggi costituzionale. Ma sappiamo, ecco, che spesso tra il dire e il fare c'è di mezzo molto. Indubbiamente questo governo va dato atto soprattutto al ministro per lo sport e i giovani Abodi di aver messo attenzione, ma lo diciamo sempre con tanta responsabilità e con il giusto anche garbo istituzionale. Abbiamo bisogno di ulteriori segnali, ecco, diciamo così, soprattutto il movimento sportivo di base che noi rappresentiamo, quel patrimonio, quel giacimento di democrazia, di partecipazione, che è rappresentato dalle decine di migliaia di associazioni, di società sportive dilettantistiche, di enti del terzo settore, hanno bisogno di maggiori sicuramente sostegni e supporti. Ecco, Tiziano, dicevi, fra il dire e il mare c'è di mezzo il mare, possiamo dire fra il dire e il fare c'è di mezzo il cambio di governo, a volte un ministro diverso, quindi anche scelte che poi vengono anche, insomma, giustamente interpretate da un esecutivo, però così si blocca un po' il percorso di riforma. Gli ultimi anni sono stati anni veramente intensi per il movimento sportivo. Io credo che a livello normativo non ci sia mai stata un'attività del genere, tra riforma del terzo settore, riforma dello sport, come hai detto giustamente, dello sport in Costituzione, i vari adattamenti della riforma. Ecco, sicuramente un momento in cui il settore deve studiare molto. Ora, tu ci hai detto che ci servono ancora dei correttivi, o meglio degli interventi per sostenere soprattutto lo sport di base. Capisco che è un tema molto ampio perché ci sarebbe tanto da dire, ma riusciamo a individuare due o tre priorità che secondo te sono quelle su cui è necessario intervenire il prima possibile? Beh, diciamo che ovviamente chiediamo ancora un più forte impegno affinché veramente una nuova cultura sportiva e motoria possa davvero affermarsi nel nostro paese. Si deve guardare con un rinnovato slancio proprio a quello sport sociale come vero e proprio diritto di cittadinanza di matrice europea. Beh, tante sarebbero le richieste, ma come anticipavo prima, parliamo sicuramente di una richiesta di supporto e di sostegno all'associazionismo sportivo di base, soprattutto a quello più piccolo, a quello che veramente si regge su un fantastico volontariato. La UISP credo che più di ogni altro organismo sportivo sia il soggetto che in questi anni ha chiesto con forza trasparenza, rispetto di regole.
e in questo però non possiamo dimenticarci anche il carico amministrativo, gestionale, che ricade soprattutto sui piccoli sodalizi. E spesso questi piccoli sodalizi si aiuterebbero anche con qualcosa che sembrerebbe anche semplice: chiarezza normativa, risposte certe. Pensiamo ovviamente anche al lavoro sportivo, c'era bisogno di una riforma del lavoro sportivo, l'abbiamo detto a tutti i tavoli in cui siamo intervenuti, non occorre ricordare le sentenze, le oltre 30 sentenze della Corte di Cassazione che avevano messo in evidenza che il sistema non teneva più. Si è fatto tanto, sono arrivati dei correttivi importanti, ma pensiamo anche al recente provvedimento dell'autorità di governo, del Dipartimento per lo Sport, di concerto con il Ministero del Lavoro, il tema delle mansioni, ne abbiamo parlato più volte, anzi colgo l'occasione su questo punto, ma dal punto di vista semplicemente simbolico, per ringraziare tutto il grande lavoro che Italia Oggi, che la redazione di Diritto e Sport fa, perché c'è bisogno sempre di una corretta informazione. Però sul mansionario, per esempio, sappiamo che ci sono tanti punti interrogativi e tante risposte che mancano, soprattutto alla filiera degli enti di promozione sportiva. Serve un'armonizzazione delle mansioni funzionali a qualsiasi attività sportiva, e sappiamo che invece sono state indicate alcune mansioni solo da alcune federazioni. Allora arriviamo al paradosso, io uso spesso questo esempio, che è lavoratore sportivo il designatore arbitrale della pallavolo, perché la FIPAV lo ha indicato e l'autorità di governo lo ha validato, è rientrato in quell'elenco, ma non è lavoratore sportivo il designatore arbitrale del calcio. Immagino, credo di non sbagliare, perché la filiera della Federazione Italiana Gioco Calcio ha un'altra, diciamo così, un'altra organizzazione che vede l'AIA e quindi la gestione degli arbitri a fianco della federazione. E poi pensiamo, vado molto velocemente, tutto il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro, ovviamente un tema sacrosanto per rispetto alla tutela delle persone che operano, ma con un carico importante sui datori di lavoro, quindi sulle associazioni, sulle società sportive, ma sugli stessi organismi sportivi. Gli aspetti assicurativi, io credo che ci sia bisogno di rivedere quel decreto che ormai ha quasi 24 anni di età, quel decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2010 che fissa i parametri obbligatori, da rivedere, perché per esempio c'è un tema legato sempre al lavoro sportivo dell'INAIL, la mancanza di risorse per accompagnare questo percorso ha fatto sì che il correttivo facesse sparire a pie pari l'INAIL. Ma cosa succede oggi quando un lavoratore, una lavoratrice sportiva si infortuna? E poi il tema delle risorse, diciamo che su questo spesso mi rendo conto, posso anche annoiare, essere ripetitivo, ma è un tema che porto sempre a tutti i tavoli, il ministro Abodi lo conosce bene, nel rapporto anche col sistema del Comitato Olimpico, occorre veramente superare quelle che sono ancora evidenti sperequazioni di allocazioni di risorse all'interno delle risorse economico-finanziarie, giusto? Assolutamente, assolutamente. E poi anche, parlavamo in apertura di armonizzazione, occorre fare un lavoro ancora importante sull'armonizzazione, pensiamo ai due registri che ancora permangono all'interno del sistema sportivo, quindi il RASD, per usare ormai gli acronimi ormai noti, nel rapporto con quello che resta ancora come registro delle associazioni delle società sportive e dilettantistiche in capo al CONI, ma nella filiera appunto delle enti di terzo settore abbiamo anche invece il registro unico del terzo settore, quindi sicuramente anche con appunto carichi gestionali che non sono secondari. Tiziano, molto chiaro, interessante anche il fatto che hai elencato una serie di cose e le risorse economiche, che ovviamente sono sempre il tema forse più importante, le hai anche dette alla fine, quindi ci si concentra anche su una serie di attività che sono più di semplificazione, di armonizzazione, di agevolazioni anche al di fuori di uno sforzo economico che sappiamo in questi tempi per lo Stato non è mai facile, quindi ecco un intervento che potrebbe essere realizzato magari se ci sono le volontà. Per quanto riguarda il mansionario, sicuramente ecco un po' di armonizzazione anche lì da parte di una testa che possa essere sopra le federazioni, forse potrebbe essere auspicabile o poteva essere auspicata, ma credo che ormai andremo così. Tiziano, noi siamo praticamente in chiusura. Io ti chiederei un'ultimissima battuta per capire un po'
cosa aspettarci per il prossimo anno anche dall'attività UISP, se c'è qualcosa di cui ci volevi parlare in particolare, proprio un flash, poi ti salutiamo e chiudiamo questa nostra bella chiacchierata. Grazie, grazie Michele, ma io colgo anche l'occasione odierna per veramente ringraziare l'intero nostro movimento associativo. Stiamo ritornando con numeri importanti, stiamo ritornando a superare il milione di tesserati per un'associazione che ante pandemia si era ormai stabilizzata oltre 1.300.000 di tesserati, quindi sono numeri molto importanti, un tesseramento completamente informatizzato. Un grande impegno, un grande sacrificio di tutta la rete associativa. Abbiamo di fronte una primavera davvero importante, il proseguimento di tutte le nostre attività istituzionali sul territorio, di tutta la progettualità anche nazionale, che ricade ovviamente sui nostri comitati territoriali, regionali, nel rapporto con le affiliate. Un flash lo dedicherei a Vivi Città, perché il prossimo 14 aprile sarà la volta della 40ª edizione di Vivi Città, una manifestazione un po' simbolo della UISP, questa manifestazione podistica che si corre, si cammina, perché c'è ovviamente la parte competitiva, ma anche la passeggiata ludico-motoria, che si corre e si cammina in decine di città in Italia, e ancora una volta si correrà, si camminerà tutti insieme per la promozione di diritti, per l'ambiente, per la solidarietà e, purtroppo aggiungo ancora una volta, per rivendicare la pace, vista la situazione che anche nel continente europeo e anche poco distante da noi c'è. Penso ovviamente all'Ucraina, penso certo al conflitto israelo-palestinese, a oltre 50 conflitti che purtroppo in questo mondo si registrano, in questo momento si registrano ancora in tutto il mondo. Assolutamente, un appello giustissimo. Noi come Diritto e Sport seguiremo la manifestazione, come seguiremo sempre le attività della UISP. Intanto io ringrazio veramente Tiziano Pesce, presidente UISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Tiziano, grazie mille di essere con noi, magari ci ritroveremo su queste pagine, su questi canali, va bene? Sempre molto volentieri, e veramente grazie ancora per il lavoro che fai e che fate. Grazie mille a te, Tiziano, per essere stato con noi. Un abbraccio a tutti.